L'uso di queste armi bianche presupponeva un fatto fondamentale, cioè quello di essere stati in grado di superare le file di reticolati, di essere piombati nelle trincee nemiche e di essere venuti a contatto fisicamente col soldato avversario. Ma come era possibile tagliare file e file di reticolati con queste pinze sotto il fuoco nemico, sotto una mitragliatrice? Questo è stato il problema centrale di tutti gli eserciti impegnati nella guerra di trincea, in questo conflitto. Si studiarono varie soluzioni, ruote particolari che dovevano spezzare i fili spinati, bombardamenti che però a volte non facevano altro che alzare i fili spinati e farli ricadere intatti, ma poi anche particolari scudi, graticci da usare come ponti, si usavano a volte anche i corpi dei commilitoni morti per schiacciare i fili spinati e passare. E si arrivò anche a delle soluzioni medievali, cioè si addestrarono dei particolari reparti di fanti tagliafili muniti di corazze come questo è il modello Farina, che erano pesantissime e che dovevano in teoria resistere ai colpi di fucile e di mitragliatrice. Erano giudicate invulnerabili. Il risultato? Beh, giudicate voi. Aprite! Quadra!